Adriana, che in questo momento è alla regia, siamo alla puntata zero di Sardegna Sacra on the Road, il nostro nuovo progetto che durerà per tutto il mese di febbraio e partirà ufficialmente il 1° febbraio, quindi sintonizzatevi con noi il 1° febbraio alle 8 di mattina in diretta e poi alle 20 per vedere la prima puntata. Ma ora ci accingiamo a cominciare questa puntata zero, quindi per chi stamattina non ha seguito la diretta, oggi ci troviamo a Olbia e più tardi andremo a Golfo Aranci. A Olbia, come potete vedere dal cartello alle mie spalle, tra poco visiteremo il nuraghe Riumulinu, quindi siamo in questo momento all'inizio del sentiero in salita che ci condurrà sulla cima della collina di Cabu Abbas, dove appunto si trova questo interessantissimo nuraghe. Ma vedremo tutto questo tra pochissimo, prima la nostra sigla. Dopo una salita di circa 10-15 minuti siamo arrivati in cima a questa collina, come vedete rocciosa, proprio granitica, e siamo arrivati all'ingresso della muraglia che circonda il nuraghe Cabu Abbas. Ecco, è molto interessante questa caratteristica perché è proprio una grande muraglia dello spessore di circa 4 metri con due diversi ingressi. Ha un andamento circolare e cinge lo sperone roccioso sopra cui sorge il nuraghe, dove tra poco saliremo. Questo nuraghe fu scavato negli anni 30 da Doro Levi, un archeologo dell'epoca, e è particolarmente famoso tra i reperti rinvenuti il bronzetto che raffigura una donna con una bomba sulla testa. Infatti anche il nome del sito,
Luca Boabbas ci riporta alla presenza dell'acqua. Infatti, anche ai piedi di questa collina abbiamo una sorgente, non solo, ma in cima al nuraghe è stato rinvenuto anche un pozzo. Quindi sembra chiara la connessione tra questo nuraghe e un culto legato all'acqua, che, come sappiamo, in età nuragica era uno dei culti più importanti. Poi più tardi, quando andremo al Pozzo Sacro di Milis, parleremo anche in modo più approfondito di quello che chiamiamo il culto delle acque. Ma torniamo al bronzetto. Vi ricordo che chiaramente i bronzetti sono dei reperti votivi, quindi delle offerte che i fedeli appunto offrivano alla divinità quando si recavano in visita al santuario, magari per chiedere una grazia, una guarigione o semplicemente per onorare la divinità. Dicevo, questa grande muraglia che avete visto con le immagini dall'alto, pensate che è lunga più di 200 metri ed ha uno spessore compreso tra i 4 e i 5 metri. Quindi adesso noi varcheremo uno degli ingressi e potete vedere che appunto l'ingresso attraversa, quindi lo spessore murario, formando proprio un vero e proprio corridoio di ingresso. Andiamo! Ecco, siamo entrati all'interno dell'area cinta dalla muraglia. Come vedete, oltre alla pietra granitica vediamo la fitta vegetazione che poi è cresciuta all'interno e si iniziano a vedere in cima le murature residue del nuraghe. In cima c'è un po' di vento, ecco, ci troviamo praticamente all'ingresso della parte centrale del nuraghe, quindi tra un po' andremo proprio all'interno della torre, che come vedete è preceduta da questa sorta di bastione che si appoggia direttamente proprio sullo sperone roccioso su cui è costruito il nuraghe. Vi ricordo che i nuraghi sono costruiti in pietra secco, chiaramente, questo granito qua, siamo in Gallura, quindi per chi non lo sapesse, quindi qua praticamente la roccia dominante è sempre il granito, quindi anche questo nuraghe costruito su uno sperone di granito è interamente in granito. Vedete come i conci quindi si poggiano direttamente sullo sperone roccioso andando a colmare i dislivelli naturali della roccia. Quindi da questo corridoio ci avviciniamo all'ingresso all'ingresso interno della torre del nuraghe. Ci entriamo.
qua potete vedere l'ingresso alla torre principale del nuraghe. Chiaramente l'ingresso è crollato, qua immaginiamoci che un tempo c'era il sottotrave e si entrava appunto dentro. Quindi subito dopo il corridoio di ingresso troviamo a destra subito una nicchia, mentre a sinistra abbiamo i resti di quella che era la scala che conduceva al piano superiore. Vedete, ci sono diversi gradini residui. Proseguiamo, entriamo proprio nel cuore della camera del nuraghe, che era caratterizzata dalla presenza di due nicchie contrapposte. Questa qui di destra la possiamo apprezzare particolarmente bene, vedete, c'è ancora un tratto di muratura residua, mentre quella di sinistra è quasi tutta crollata. Vediamo qui a sinistra, vedete che nella parte destra si conserva soltanto il filare di base. E qua, sempre nella camera, troviamo una delle cose più caratteristiche di questo nuraghe, cioè la presenza di questo pozzo che ora vediamo ricolmo di detriti, ma appunto che da fonti bibliografiche ci risulta fosse profondo in origine 3 metri e al cui interno furono trovati diversi reperti. Stiamo per andare via, abbiamo visitato il complesso nuragico di Kabu Abbas ad Olbia. Prima non vi ho detto a quando è datato questo complesso, chiaramente siamo in età nuragica, quindi per chi non lo sapesse tra età del bronzo medio e il primo ferro è anche datata la frequentazione quindi di questo sito. Quindi la costruzione normalmente si data alla media età del bronzo, la frequentazione fino all'età del primo ferro, età a cui appunto risale anche il famoso bronzetto della donna portatrice di acqua, che ci ricorda anche che questo sito è un sito particolarmente legato all'acqua, come ancora ci ricorda l'attuale toponimo. Bene, e ora continuate a seguirci perché andiamo a visitare il Pozzo Sacro di Milis a Golfo Aranci. Thank you.
Eccoci, siamo nel frattempo arrivate al pozzo sacro di Milis nel comune di Golfo Aranci. Nel frattempo il cielo si è un po' annuvolato. Siamo in compagnia di Alessandra Feola, consigliera comunale del comune di Golfo Aranci con delega alla cultura, che nell'ultimo anno e mezzo si è occupata di un progetto molto interessante che coinvolge questo pozzo sacro e di cui ora ci dirà qualcosina. Prego Alessandra. Buongiorno Ilaria, buongiorno a tutti. Sì, appunto, in qualità di consigliere comunale con delega alla cultura ho preso sin da subito, dall'inizio del mio mandato, sin da subito a cuore, diciamo, la situazione del pozzo di Milis, e ho lavorato in questo anno e mezzo per fare in modo che si potesse arrivare poi recentemente all'ottenimento di un finanziamento da parte della Regione Sardegna, un finanziamento di 200.000 euro per procedere alla realizzazione di studi e progettazioni che poi porteranno ai lavori per la messa in sicurezza e l'accessibilità del sito. Durante questo lavoro è importante sottolinearlo, è stato necessario chiaramente collaborare con una serie di enti, quindi il Comune si è interfacciato prima di tutto con le Ferrovie dello Stato, che sono attualmente le proprietarie del terreno del sito, e anche con i proprietari del convegno che sta qua accanto, che erano appunto necessari per consentire un accesso adeguato ai futuri visitatori del sito. Ovviamente molto importante è stata anche la collaborazione con la Soprintendenza per i beni culturali, che ha lavorato a stretto contatto con il Comune di Golfo Aranci per consentire i lavori di progettazione. Grazie. Abbiamo sentito queste belle notizie e adesso vediamo insieme questo importante monumento che, come vi ho anticipato stamattina, almeno a mio parere, può essere considerato uno dei pozzi sacri nuragici più importanti e sicuramente uno dei più belli. Innanzitutto, visto così, non sembrerebbe, ma adesso quando lo vedremo dall'interno capirete perché. Allora, prima di farvelo vedere dall'interno, innanzitutto due parole su come si presenta all'esterno. Innanzitutto bisogna dire che le parti esterne, quindi probabilmente quello che doveva essere il vestibolo, che appunto precedeva l'ingresso alla scala del pozzo, è stato demolito già a partire dall'Ottocento con i lavori relativi appunto alla realizzazione della linea ferroviaria. Quindi attualmente troviamo questa facciata dritta che non corrisponde a quello che era l'aspetto originario. Inoltre qua, se aguzzate un po' la vista, potete vedere tutta una serie di elementi che ci fanno capire che ci sono delle parti che sono state aggiunte in epoche più recenti. Prima di entrare dentro il pozzo, un accenno a quelli che sono gli elementi principali dei pozzi sacri. Allora, innanzitutto sono templi che noi definiamo come dedicati a quello che chiamiamo culto delle acque. Chiaramente, come vi dico sempre, non attacchiamoci ai termini. Noi con culto delle acque intendiamo un culto, comunque delle manifestazioni religiose che avevano come elemento centrale l'acqua. Quindi i pozzi sono dei veri e propri pozzi con una camera circolare che era coperta a tholos, quindi come un piccolo nuraghe sostanzialmente, quindi con una cupola ogivale, e a seconda della profondità a cui si trovava l'acqua c'erano dei gradini, quindi delle scalinate che portavano fino in fondo alla camera. Il pozzo sacro di Milis ha una bellissima scalinata di ben 40 gradini. Bene, quindi adesso entriamo all'interno
Seguitemi. Bisogna fare molta attenzione scendendo i gradini perché appunto alcuni necessitano di consolidamento, quindi anche una raccomandazione per tutte le persone che vengono a visitarlo. Ecco, qui vedete questo bellissimo effetto che si crea con questo riflesso dell'acqua. E la camera del pozzo attualmente ovviamente non è raggiungibile perché, come potete vedere, è piena d'acqua e là il livello dell'acqua è tale per cui non riusciamo a percorrere la scala fino in fondo. Qui possiamo vedere che il vano scala, che ha una lunghezza di circa 10 metri, ha una forma trapezoidale e specularmente alla scala, quindi nel soffitto del vano scala, c'è questo accorgimento architettonico che viene chiamato a scala rovesciata. Ecco, vediamo la scala rovescia anche da un'altra prospettiva e poi la luce trapezoidale del vano scala. Come vi dicevo, adesso chiaramente la camera non è accessibile, la camera ha una pianta leggermente ellittica, quindi non è perfettamente circolare, e in origine la cupola era alta ben 11 metri, adesso è svettata e quindi si conserva la camera in altezza per più comunque di 9 metri. Adesso vediamo anche esternamente, facciamo il giro intorno al monumento, possiamo passare da qui, l'area è stata recentemente ripulita e quindi possiamo vedere quello che attualmente è visibile delle strutture emergenti del pozzo. Infatti i pozzi sacri, come potete vedere da questo splendido esempio, avevano una parte ipogeica, quindi la scalinata e la camera sotterranea, è una parte epigeica, cioè sopraterra, quindi con queste strutture del vero e proprio tempio che emergevano a livello del terreno. Vedete qui la muratura rettilinea esterna in corrispondenza del vano scala, e qui ci avviciniamo parte circolare invece della camera, ed ecco come si presenta oggi la parte corrispondente alla camera circolare del pozzo, che come vi dicevo è svettata, quindi qua ci dovevamo immaginare che chiaramente c'era tutta un'altra parte che oggi non è conservata. Il pozzo, non vi ho detto che è alimentato da una sorgente perenne. Come potete vedere, questo pozzo sorge veramente a pochi metri dal mare, quindi immaginiamoci cosa doveva essere nell'antichità questo tempio imponente, monumentale, questo pozzo sacro dedicato all'acqua che sorgeva proprio a pochi metri dal mare, dove sicuramente in antichità ci potevano essere anche degli approdi, essendo una zona particolarmente favorevole questa anche per l'approdo, ma sicuramente doveva essere veramente particolare vedere questo tempio delle acque proprio vicino al mare. Bene, stiamo per andare via, abbiamo visitato il pozzo sacro di Milis. Vi ricordo che questi pozzi sacri sono databili a una fase evoluta della civiltà nuragica, quindi a partire dagli ultimi secoli del secondo millennio avanti Cristo, XII, XI secolo, anche successivamente, e fino all'età del ferro. Quindi diciamo che siamo in un arco cronologico molto approssimativamente che possiamo situare tra il XII e il IX-VIII secolo. Mi mantengo larga da questo punto di vista perché qua
gli unici scavi archeologici che sono stati fatti sono quelli del 1937, sempre da parte di Doro Levi, che appunto negli anni 30 lavorava in questa zona. Quindi siamo sicuramente in attesa di nuovi dati scientifici che possano precisare ulteriormente la datazione di questo monumento e raccontarci qualche dettaglio in più sulla sua storia. Sarà lunedì 1 febbraio, quindi vi aspettiamo. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo stamattina perché ho seguito la diretta. Vi racconto giusto un paio di cose. Innanzitutto scusateci, mi dispiace per chi ci ha seguito su Facebook e su YouTube, ma eravamo così emozionate, anche prese, che non abbiamo neanche controllato quante tacchette c'era nella linea telefonica, e quindi chi ha seguito da lì il primo minuto c'era qualche piccola interruzione dovuta appunto allo scarso campo. Dal 1 febbraio staremo più attente, infatti questa prova generale ci serviva proprio anche per questo. Ma poi dovete sapere che poco prima di andare in diretta, circa 5 minuti prima di andare in diretta, abbiamo visto arrivare un branco di circa 11-12 pastori maremmani, alcuni dei quali stavano anche abbaiando, quindi siamo rimaste un attimino interdette e indecise su cosa fare, se fare la diretta ugualmente oppure no. Poi comunque abbiamo visto che erano tranquilli questi cani, poi sono andati via fortunatamente e abbiamo potuto fare la nostra trasmissione. E poi siamo venute qua a Golfo Aranci in chiusura e si è messo un po' di vento, un po' di nuvole, ma in ogni caso è stata una giornata molto bella, interessante, intensa, e sicuramente ci è servito per mettere a punto tutto il lavoro che svilupperemo durante tutto il mese di febbraio. Quindi io vi do appuntamento a lunedì 1 febbraio alle 8 per la diretta e poi alle 20 per la prima puntata di Sardegna Sacra on the road. Vi ricordo che anche se il nostro itinerario è quasi completo, abbiamo ancora qualche piccolo spot, quindi se volete partecipare a uno dei nostri video e farci delle proposte, comunque scriveteci, cliccate sul link che trovate, Sardegna on the road articolo, quello che trovate appunto nei link per tutte le informazioni sul progetto e su come partecipare. Poi vi ricordo che se volete supportare il progetto potete acquistare dallo shop corner di Macocco, laboratorio artistico Macocco, il nostro sponsor. Potete acquistare le maglie con delle belle grafiche di varie tematiche sempre sulla Sardegna, archeologia,
e anche con altri temi è il nostro logo di Sardegna Sacra on the Road. Facendo degli acquisti su questo corner shop contribuite al nostro progetto. E ringraziamo anche veramente di cuore tutte le persone che stanno facendo delle donazioni in denaro per permetterci di coprire le spese vive del progetto. Siamo veramente commosse dalla vostra generosità, quindi veramente un grandissimo ringraziamento anche a tutte le persone che stanno contribuendo in questo modo. Vi ricordo che per tutti coloro che scelgono di supportarci attraverso una donazione in denaro, avranno la possibilità di partecipare con uno sconto pari alla cifra che hanno donato, di partecipare a qualsiasi viaggio o escursione di Sardegna Sacra a propria scelta nell'arco del 2021. E vi ricordo che i voucher che riceverete facendo la donazione sono anche cedibili a terzi, quindi li potete utilizzare anche per fare dei regali. Quindi ragazzi, ringraziamo tutti e vi salutiamo. Ciao! Ciao!